Chi ben comincia è a metà dell'opera. Ben ritrovati amici di tuttobari.com, siamo andati per le vie del centro a chiedere ai tifosi biancorossi le sensazioni legate alla prima uscita della squadra di Mister Carrera. Andiamo. Grande gol di Cianci, ieri ha portato il Bari alla vittoria. Quanto conta secondo te la baresità in questa squadra? Quanto è importante? Visto quello che abbiamo notato in questo campionato, per me conta tutto. Perché si è visto soltanto in 10 minuti di Cianci lo spirito combattivo e la voglia di mettersi a servizio della squadra, cosa che purtroppo chi c'è stato e chi c'è tuttora non ha fatto. Meglio di così non poteva andare, perché comunque le difficoltà sono palesi, e sperando solo di recuperare qualche infortunato e chissà se viene qualcuno dal mercato svincolati. Almeno a livello numerico. Molto, molto. Anzi, io vedrei altri, anche nei dirigenti, tipo Lo Seito, De Trizio, anche Di Gennaro, anche se non è un barese. Perché il problema di una squadra è sempre lo spogliatoio, sia in senso positivo che in senso negativo. Ci vogliono delle figure importanti all'interno dello spogliatoio. L'ha impressionata la prima di Carrera in panchina? Passiamo alla seconda domanda. Se questa poi... No, vuole rispondere. Cioè, sono rimasto molto impressionato, ma proprio impressionato. Poi Candelloni che ha ciccato una palla che nemmeno qui l'amico Bepi avrebbe ciccato. Quindi vabbè, mi dispiace per il ragazzo, però voglio dire, noi abbiamo delle esigenze, siamo abituati bene, quindi... Il palato fino. Farà, dice De Gregori, si faccia da un'altra parte, però non qui a Bari. Può essere considerata la gara della svolta o è presto ancora per... Penso che fra 20 giorni il Bari giocherà bene con la sua identità, con un 4-2-3-1 efficace, rientro di Antenucci, di Cesare, o anche un 3-5-2 potrebbe andare bene. E ritengo che sia fondamentale la barista. Noi siamo stati abituati ad avere sempre dei ragazzi di Bari che mettevano quella grinta, quella verve che gli altri non possono immaginare e capire, giocare nella squadra della propria città. Per quanto riguarda Carrera, la prima? E la prima ha dimostrato di avere anche quel briciolo di fortuna, perché la palla che prende il palo ed esce e facciamo il gol, diciamo, su uno svarione del portiere, vuol dire che c'è un segnale di un vento positivo. Tantissimo, siamo contentissimi che finalmente abbiamo un giocatore barese, che comunque anche nell'intervista post partita ha fatto molto quello che ha detto, e chissà non faccia tornare il Priscio, quello che manca da tanti anni a Bari, visto che siamo un po' demoralizzati. La prima di Carrera, che impressione ti ha fatto? Beh, sicuramente si è vista una squadra più completa, un Bari che giocava di più, un Bari non disordinato in campo, specialmente in attacco, e poi comunque dobbiamo ricordare che mancano i pupilli della squadra, che comunque vedremo quando l'organico sarà al completo. Beh, si vede che conta da come ha esultato, sicuramente, insomma, sente molto i colori biancorossi, il ritorno a Bari, e poi insomma è la sua città, e questo non può che portare da essere di buon auspicio per il futuro. La prima di Carrera, che impressione le ha fatto in panchina il mister? Francamente penso che è troppo presto per poter trarre dei bilanci, perché insomma quando arrivi in corso d'opera bisogna aspettare un altro po', ma sicuramente farà bene, ne sono convinto. Contentissimo anche lui di, comunque da barese, giocare nel Bari, sì esattamente, contento anche, forse devono migliorare nell'aggressività di come giocano, però con il nuovo mister una buona prospettiva. Conta parecchio, speriamo che il Bari possa veramente arrivare ai massimi livelli e grazie al nostro supporto, anche da lontano, possiamo mandare avanti questa squadra. Perché in passaggio ci sono tanti baresi, però ho un timore che magari quelli non baresi, cioè, si sentono un pochino messi in disparte, dicono vabbè il merito è tutto dei baresi, non niente facciamo, ecco, però creiamo questa... Assolutamente, però... Diciamo che la baresità mancava in questa squadra da diversi anni. Sì, ecco, per... sì, ci vuole, anzi, perché diciamo, i ragazzi di Bari, Bari Vecchia e vari quartieri di Bari, diciamo, indossare la maglia del Bari, loro è il massimo. Ha fatto ciò che poteva, ciò che poi non sono i suoi calciatori, si deve ancora capire, non sono calciatori scelti da lui, deve capire le caratteristiche tecniche dei calciatori che ha, sono ancora giovani, però sono ottimista.